Capito? Dove te ne stai andando senza soldi in tasca, in un negozio a prendere. A fare debiti e a giocare a sta cosa qua. Però come si è fatta combinare? Ti vuoi levare i soldi per mangiare? Ti do i soldi per mangiare, te li do per... Io ce l'ho per i cani, per mangiare io, per mangiare i cani, per farti mangiare. Ma vergognati tu! Vergognati tu! I soldi per mangiare! Non hai un euro! Ma fateli dare da questa Carmela a cui hai chiamato, che è il lavoro! Fateli dare da Angela! Ma se mi vuoi fare fallire magari anche il mangiare senza mangiare... 10 euro, è perché hai giocato ai giochi a carte? Certo, non ne abbiamo, perché tu ce l'hai 10 euro. Ma come vuoi mangiare? Ma poi sta vestito come una cosa, ma dove stai Mi devi prendere per una morta di andando? Ma pane. cosa? Comunque non ho soldi 10 Ma dove euro. stai andando nei negozi e a giocare ad azzardo, a giocare nei cosi se non Io ho hai soldi? due Hai già così? euro. Un euro, 3, 5, sei cretina tu usi solo le parole. Tu usi solo le parole, ma la cretina sei tu, siccome ti hanno insegnato a mettere la parola, Andrea, Zani, lavori. E poi è tutto un imbroglio, un puttanaio. Avvocato, ingegnere, laureato, e poi su tutto un pugno in brugnuna, polizia, cose, poi su carta falsaria, imbroglioni, assassini. Ma scusa, ma dove stai? Vai di là tu, vai di là. Dove stai andando? Io ti sto facendo capire la realtà. Qual è? Quella che stai vivendo. Guarda, una tossica, proprio una tossica. Gioca d'azzardo, cose senza avere 10 euro per mangiare. Tutta sta gente ricca che, per cui hai lavorato. Fatteli dare da loro i soldi. Ma chi sono i tuoi amici? Ma perché non stai con i piedi per terra? Gente brava. Guardate che pazzo. Sulla maschera. Stai là, tu. State di là voi. Fatti fare un'altra dose di questa droga che ti hanno messo. Non si da gambe un po'. Gioco d'azzardo, spendere senza un euro una sacchetta, senza un euro in tasca. Giocare, comprare, gratta e vinci. Voi oggi non mangiate cagnoletti, non si mangia. Meno male che ce l'ho io. Mi sono messo 2 soldi da parte. Bene, bene. Vedi che quello che devi fare, Zani, se ti metti nei guai. No, yes, un dove c'è esso? Un sì, una fogna, dove? No, yes. Mi è bruciata. Vada amata una bruciata. Basta che mettono i nomi. Polizia, giudice, lavoratore, carabiniere, lavoro. Avvocata, ingegnere come i suoi figli, tutti ingegneri laureati, che non è vero un cazzo. Il primo, ma neanche, perché ingegnere significa che è meccanico cure caldaie. Che è meccanico cure, non è ingegnere laureato in ingegneria. Meccanico cure caldaie. Il secondo non manco la terza media, ci ha detto che è ingegnere. Che a me non me ne fotte un cazzo, però visto la gente a sballare di imbrogli come se i documenti che mi hanno portato a me. Ah! Che io lo spaccio con le mie piantine e le mie cose, sono anni lontano da gente e da cose. Capito?
tutta gente che comunque mi hanno buttato i cose, sereno, sereno, tutte queste parole finte, serena, come a serena che si neva a ficcare dopo, a fare bocchine a finanza, a moglie righido. Sereni e sereno, quattro assassini di merda. Usate dei vocaboli fuori luogo. Pugni tossici di merda, guarda come l'hanno combinata. E io spaccio, capito? Le cose mie io spaccio. Cosa hanno solo io, che lo sapete solo voi. Vi dovete dire a tutti questi amici qua infami che anche se ci siamo divisi a turno, io portavo una cosa, l'altro portava la cosa, ce la divido una volta io, una volta quella, una volta quella. Le droghe pesanti, le pasticche, la cocaina, io non l'ho mai comprata dal pusher, perché a parte il fatto le ho usate pochissime volte quando ero ragazzo. La compravo da voi, da quelli che ci facevamo le canne. Ve lo ricordate? Ah! Vi davo i soldini e voi mi davate la cocaina, mi davate... Da queste persone che ho nominato, avevano a che fare con la pasticca, portavano il cartoncino, portavano... Che avevate a che fare con quelli degli after e dei cosi, no? Ve li ricordate queste cose? A questi amici, sereni, andate a serena tu, vado in finanza a fare bucchini. La grande moglie, quella mia moglie, dice Ignazio, mi ama, sì, a finanza, a fare bucchine, serena. Niente, a polizia, un assassino in merda, dove? Uspenello mio, a cocaina, i pasticche, l'eroina, che io non uso comunque, la usate voi, capito? E io da voi la dovevo prendere quando andavamo a ballare l'estasi, me la dava l'amico mio, questi che ho nominato. Andavano da quelle e ritornavano con la pasticca, ritornavano con la cocaina e la dividavamo. E i tempi, perché io sta gente è una vita e non me li cago, da quando ho 20 anni. Perché è stato fuori, statevi sereni voi a fare bocchini alla doca finanza, a ognina. La donna amata, la moglie. Che se non a fare bucchine, statevi sereni voi. Tranquilloni. Allora, facciamo così. Ah, se io spacciavo, giusto? Che non è vero, perché è una vita che non vi caco, quindi non saprei a chi cazzo spacciare. Denis, Dario Versace, Daniele, Corselli, De Palme, tutte l'Auch, Dogo Manselle, Tommaso, oh, chi stanno a che fare tutte con eroina, con cocaina, con pasticche, conoscono i pusher, quelli che portavano queste cose qui, avete capito? Io al massimo vi portavo dove c'erano quelli che avevano la piantina di marijuana, che ce la tagliavano e ce la davano, ve lo ricordate, no? Voi invece avete a che fare con tutti i pusher, la cocaina, le pasticche e di cose. Io a voi ve li davo i soldi, carissimi amici. E me la vendavate e vi prendevate la pasticca gratis, le pasticche gratis. Le. Ah, facciamo così? Ci organizziamo così? Infatti ci ha messo qualche pasticca, qualche zippazzane. Facciamo così. Vediamo chi sono questi che io gli ho venduto le cose. Ma cose da pazzi. Gente che non mi cago, che non li vedo da una vita, che non mi volevano vendere ogni volta, manco mi eravamo a fumare, non fumare, no, no, non ci siamo, non ci sono, non ci qua, non ci sai, mi hanno tutto a fanculo. E quando c'erano cercavano di mettere altre sostanze. Perché? Perché avevano a che fare, non gli interessava la canna, lo spinello, l'erba naturale, le cose. Questi gli interessava l'erba, lo spinello, fumare con me, fumare le cose, che ci portavano l'hashish, che ci i boss, che ci portavano le cose, poi si facevano portare la cocaina, si facevano portare le pasticche, si facevano di eroina, che io non ho mai usato, per fortuna, grazie a quei tossici old school, e portavano queste cose qua, capito? E io
Gli davo i soldini a loro e loro si facevano la cocaina gratis, a me me li facevano fare 2 stelle, la pasticca me ne andava a ballare, ve la prendevate voi gratis, che a me me la facevate pagare il doppio. È vero o non è vero? Eh? È vero o non è vero? Se io conoscevo quelli che portavano l'erba e il fumo, voi conoscevate quelle delle pasticche e della cocaina? È vero o non è vero? C'è a dire a se carabinieri, a se sbirri, a se finanza babba. Che se ne imbugnisce. Diteglielo anche a quello, là, Marco Senatore, come si chiama quello della finanza che mi conosce? Che mi conosce da quando ero un ragazzino e faceva break. Come funzionano queste cose? E io sono anni, capito? Che non ho a che fare con questa gente qua e che non ci dividiamo un cazzo con nessuno. Grazie a questa cosina che mi facevo. A queste quattro piantine. E cosa hanno fatto? Mi hanno strammato Zani. Con qualche pastuccone, con qualche palletta di cocaina, che cazzo ne so, che cosa ci ha messo. Voi che avete gli amici che vendono pasticche, coca e cose varie. E io non li conosco a quelli. Io venivo da voi, amici miei. Ve lo ricordate? Io chiamavo i pusher del fumo, dell'erba, vi portavo là a Pachino, a Portopalo, nelle serre, a prendere l'erba, ve lo ricordate? Oh! Ci andavamo, ve lo ricordate? Ah, venivano, portavano l'erba da Catania, portavano il fumo qua da qualcuno che c'era in giro, portava l'hashish, ve lo ricordate? Ah, andavamo a Bologna e venivate a prendere il fumo là nella cosa, no, e ve lo davo io. Molte volte a casa vostra, in luoghi vostri, in posti vostri, quello ci portava dietro casa, era l'amico mio, ma voi, l'amico vostro, gli amici vostri, i contatti vostri, avevano la coca, avevano le pasticche e io a voi ve li davo i soldini per le pasticche. Quella una, due, tre, quattro, cinque volte che ho preso queste cose. Tanti e tanti anni fa, più di 20 anni fa, più, molto più. Quindi facciamo così. Carissimi amici infami, diciamo la verità. Ci avete sgamato anche voi? No? Avete fatto un pochettino di scissione di pasticche, cocaina? Ah! Vado a dove tu? Ora Zane ci ha dato la pasticca, la cocaina e cose, vero? Cose che io non uso. Che voi fate questo, quello, 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 tutto. Mercato nero. Per questo vi ho mandato a fanculo e mi fece, però la polizia non è contenta, la polizia vuole che io mi infogni come Dennis, come tutta sta gente e faccio quello, quello, quello e quello. Nel mercato nero, ogni tanto dai, ogni tanto un po' di pasticche di cocaina, così c'è il mercato nero, vero? Un po' di cessione di pasticche e di cocaina, amici carissimi. Per sgamare qualche pustone, qualche pasticca, vero? Questo voi siete. Ste carabinieri in merda, sta finanza in merda. E ste poliziotti di merda. Guardate se ce n'è uno onesto in mezzo a sta gente. Ora chissà che cosa gli succede a Zani. Sempre devo stare in pensiero con sta gente di merda. Ora andiamo a fare i bisognini, non vi preoccupate. Amici carissimi. Che si fanno di tutto. La roba, la coca, vero? E anche la canna. L'hashish, la marijuana della mafia. E poi si fumavano anche la mia. Raccontando forse che io gliela spacciavo, non lo so. Non la posso spacciare perché erano quattro fiorellini, perché ci fumo un anno, 6 mesi. Quant'è? 8 mesi. Tagliatevela la gola. Spacciare sti gran pezzi di merda. Chi sono tutti? Vogliono fumare le cose mie e poi mi hanno cercato di infognare con la marijuana, con l'hashish della malavita che hanno magari pasticche e cocaina. Che io le prendevo da voi perché non le conosco. Cioè, li conosco, ma non le ho cagati mai. È vero o no? Ah, e voi vi sgamate la pasticca, vi sgamate lo striscione di coca.
ai tempi. E ora, ma chi cazzo va inculato mai? Che cosa gli avete messo a questo? Chi spacchio va inculato mai? Polizia. Ah, mafia! C'è a scrivere mafia, brugliona. Pugno di scemi veri. Cretini veri. Uno non ha i soldi per mangiare, una tossica di merda. Ora a questi non gliene fotte un cazzo del video che sto facendo, anche se gli faccio il video. Questi a cui devono fare il loro formato, devono fare la loro cosa. Capito? Purtroppo in queste cose, per questo io ho fatto queste cose. Purtroppo in queste cose è così. Tu fumi, io fumo le mie cose, è naturale. Però hai a che fare con gente che magari non lo capisci. Io lo capisco e lo so, lo posso immaginare. Che hanno a che fare con pasticche, perché comprano il fumo, l'erba. Dove c'hanno le pasticche, la cocaina, gli acidi, l'MD, che cosa avete? Tutte queste puttanate che poi alcune volte anche spolverate, impastate nell'hashish, spolverate nella marijuana, spruzzate e fate. Perché siete illegali, mafia, imbroglioni, come la polizia, come lo Stato italiano, come i carabinieri e come tutte le forze dell'ordine, che rappresentate roba falsa. Fate film sull'innome, polizia, carabinieri, avvocato, giudice, laureato, cose. Ma alla fine che cosa siete? Quattro imbroglioni, suca merda finta. Quattro sager de merda finta. Gente che sono sucato imbrogli, quindi gli escono solo imbrogli. Magari che scacci. C'è un circa caffè, va. Ce ne è onesti. Siete aria fritta. Aria fritta. Ora che c'è un altro film, Guzzani? Intanto gli ho scollegato internet in maniera che lei col suo terrorismo e le cose non si collega qua da casa mia, ma si collega, perché sennò barce campate, oh tu terrorismo, ma come vai ritto con l'orecchia, terrorismo, i pasticchi con, oh no, perché noi, ah perché, questo siete questo, quattro un pugno di imbroglioni del cazzo, sai quanta gente, ma come cazzo fa la gente a fidarsi dello Stato italiano, gente? Non vi fidate, persone, italiani, non vi fidate. Ora io sto capendo tutte queste cose che ci sono in televisione, che si vede sta scema di Zani, scema vera. Non vi fidate, perché come i suoi figli, quella laureata, sua figlia, perché non gli puoi dire, mamma, non sono laureata, non mi sto laureando in insegnante. È un diploma di scuola di magistrale. In più sta nascendo mio figlio, quindi per ora non posso fare neanche questo. Uno lavora al nucleare, prende i soldi buoni, 1000 euro, là 800, che sono come prendere un sacco di, poi non lo so, non si capisce, stile leva, stile, dice sto prendendo 1500 leva, minchia, che in Bulgaria è un bello, no, prende 1500 euro, ce la fanno in euro, capito? Sono laureato. Tutti e tre laureati, non è vero. Pure sta signora, la figlia in banca, tutti in banca, tutti vogliono fare i boss. Fate i boss. Ah, avanti, va. Oh. Andiamo a picchiare una poco le pasticche, va. Oh. Andiamo a prendere una pasticca a me, una pasticca a lui, una pasticca a quello, un po' di cocaina e poi gli fate lo sgamo che vi esce gratis. Come facevo io con l'hashish e con la marijuana? Facevo. A casa vostra. Dietro casa vostra me la facevo portare. Ma sto pugnisce. No? Che fare che è pastocomane? E che cocainomani? A me è tutta un'altra storia. Manco sono finto rasta. Mo faccio su lì i cose nella testa, le treccine, per sembrare uno che è di religione, mentre si andappano nei vini, si spippano a qualunque. Io ci soffio sopra la vostra merda, avete capito? Pugno di polli, domandateglielo a Catanaso,
Se io me ne andavo dai pusher, la prendevo dagli amici miei quando andavano a ballare le cose. Sto pugni sacro di merda. Anche quando venivano a Bologna, Andrea, ma tu, vieni nella montagnola, dopo che cerco di cose e tornare a ballare. C'è un clown, c'è un cazzone mio. Qua invece c'eravate voi che avevate le amicizie. Eh? Ah, andiamo, vi chiedo questo pezzo di cocaina. Li vuoi 50 euro? 50 io, 50 quello, e tu te la fai gratis. Ah, amico mio carissimi, amici miei carissimi. Io ci soffio sopra sta merda che voi vi pippate, avete capito? Ci soffio. Questo è il mio. Per non parlare poi dell'eroina. Mischiato all'hashish, mischiato alle cose. Per questo non ho fumato più con questa gente. Quindi o faccio come dico io, oppure tutta sta droga ve la infilate nel culo. Siete tossici. Inutile che cantosse catazzane come dice a mia spatte. Perché non capisci un cazzo, è una povera scema. Come a chi sarà la polizia. Povero scemo. Non vi fidate della polizia, dello Stato italiano, della polizia dello Stato italiano, carabinieri e le cose. Non vi fidate di questa gente di merda. O se l'erba chissà dopo capigliava la piazza Manzella da Rodde, gli dei pallottolini tutte castagnole ai tempi. Ti faceva una canna, tutto stammato, tutto, e c'era la roba. Cosa c'era nel mezzo? Con l'eroina. Io sono lontano dal vostro mondo, capito? Tutt'altra cosa. Qua per curarmi i dolori, per stare un po' bene, di relax, non per infognarmi con lo stato di merda italiano. Ah, da capito? Ah! So pugno di assassini di merda, chissà quanta gente hanno ammazzato. Scrivendo una cosa per un'altra. Poi ci fanno i programmi televisivi. Non ne ha più Zani lavoro, un lavoro solo. E vuole comprare abiti, cose, qua compra cattoline, cose, tipico dei tossici. Tipo, cioè, uno che non aveva soldi compra queste cose, tossici. Tossici. Vestiti, cose, tutto. Tossici. Millantatori. Io non mi posso fare le cose. Come i miei genitori, la stessa identica cosa. Mi separo. Tutti, quella se n'è andata a ballare in discoteca, Maria Michela, al concerto, alle cose, se non chiuda strana, hanno bastaccato. C'è la foto nel canale con la faccia così, alla polizia di Stato non gliene fotte un cazzo, e manca mia madre e mio padre. Duce ora mi vorrebbero fare sta puttanata, gliel'ho detto anche a mio padre, ma no, difenditi, come vi siete difesi per i miei figli? Si deve attaccare, che sono la polizia di Stato. Chi sto dopo mi ha portato questa cosa, ha il dovere di rigirarsi contro il suo magistrato e dirgli sto ragazzo non spacciava. Hai capito magistrato di merda? A posto di venire qua e alzarmi le mani 10 persone, 4 cacasotto di merda, a uno che ha un tumore, schiacciando un tumore e ci canni di fare cose. Te l'ho detto, levati la pistola e non andiamo a solo dentro una stanza e ti faccio abire come ti faccio fare la cacca in gordo. Te faccio chiamare coso, Cremi e Ferrero Rocher. Te faccio fare i Ferrero Rocher. Co putto solo culo, ha capito? Sto pugno di infami, imbroglioni e gente di merda, corrotti del cazzo. Assassini, difendiamoci. Difendiamoci, io ti stacca la testa. No, difendiamoci, assassini. Difendiamoci come con i figli e non li ho visti più mia madre cose perché a loro gli sta bene sta cosa è finta pronto problemi con i figli mentre Maria Michela si va a sballare come esigne e tutte se sballavano tutti pedofili sballati e con i cosi con i lavori
di merda finti, appesi dai loro genitori, di gente di merda, per comprarsi le droghe, la cocaina e l'eroina. E io che non ci spendo neanche un euro, che mi facevo le mie cose senza figli, senza cosa, a vedere i bambini miei e degli altri tra tossici, rapinatori, sequestratori, cocainomani, in più col benestare della polizia di Stato mafiosa e dei carabinieri mafiosi, intossicatori di persone. Ma poi uno va a dire, ma fate, ma sparate, venite alla testa, non ho butto solo culo. Picchiate le macchine e picchiate con l'amore. Perché non dovrebbe avere il diritto, il dovere di girarsi verso il magistrato e dire, qua voi state sbagliando, magistrato. Ma che cosa mi sta facendo fare? Sta persona non spaccia. Si è fatto le sue, magari sarà un po' troppo per l'uso domestico, per l'uso... Perché poi è una minchiata, perché bisogna vedere... Quanto tempo? Cioè, se a me una cosa mi dura 6 mesi, 8 mesi, se mi faccio un angoletto e mi dura 6 mesi che sono solo e fumo da solo, che Zani non fuma, che cazzo dici? Quindi a me mi viene a massacrare e a chi se c'ha lì culo? Così spaccare va la testa, ma meglio che va spaccato solo. Vi pigliate, vi tagliate la gola e vi mettete a cammare. Spaccate la testa su, sai cosa fare? Vado a spaccare la testa su, vado a pigliare che le macchine e vanno picchiate un nuovo muro. Ma non si parla che la famiglia d'oro. Chi sa fare? Non vi fidate dello Stato italiano. Stato italiano sono assassini e cartafalsai. Ammazzateli a sti sbirri di merda, a sta gente di merda, imbroglione e tossici. Chi sono tossici? Minchia, vi devo vedere proprio che mi dovete pulire il cazzo col culo. Prima vi devo inculare e poi mi dovete levare la vostra stessa merda dalla minchia. Con la bocca. Capito? Uno, chi si sballa nei teste, chi sono un bugnore assassini. Fate gli assassini. Ve l'ho detto, io vi prendo il buco del culo e poi mi dovete pulire il cazzo, polizia di Stato, con la bocca, come avete fatto tutte queste cose contro di me. Posso di sfruttare sto rusceme qua, prima faccia e mamaccia, allicca culo. Infatti i nipoti non li hanno... Se hanno fatto tutti i miei figli, se hanno buttato tutti i tipi in brugliuna, tutti i tipi i cose, tutti i tipi rocò. Ma prendetela in culo. Prendetela nel buco del culo. Lo Stato italiano, guai a chi fa queste cose che fa sta gente, guai, perché meritate solo la morte, voi e tutta la gente come voi. Siete dei pazzi, ma proprio siete proprio bruciati. Ancora fate corruzione, concussione, estorsione, cose, ancora continuate a fare cose false, ancora a fare torture, cose, a fare finta di niente, ad ammazzare gente, a scrivere tutt'altro. Ah, ancora siete così, ancora vi dite Stato, ancora prendete i soldi a fine mese. Minchia che presunzioni. Lo sai che vado a pigliare a fine mese? Una gran minchia andò a culo tutti i mesi. Voi e sta gente scema come mio padre e mia madre. Du cretini che hanno vissuto solo a imbrogliare, ad imbrogli, lavori, una vita, lavori appennuto come vostro. Sotto gli ordini. Sotto la merda che vi danno, che vi gira nella testa. Ancora mi viene a dire Stato italiano, qua c'è assassini in merda. Ma voi siete proprio bruciati. Ma questo è proprio il livello ennesimo della corruzione. Quattro carta falsai di merda. Quattro carta falsai di merda. Ma come sa salvare l'Italia? Con questi imbroglioni qui? Ma siete proprio la rovina del mondo. Voi siete della gente bruciata. Non valete un cazzo. Manco di essere ammazzate. Vado ad ammazzare solo. Che cose da pazzi. Che presunzione. Per giunta si dicono loro la legge. Loro si dicono di essere la legge. Quattro imbroglioni. Questo è proprio da manicomio criminale. Da mentecatti. La legge degli imbroglioni che uccidono e scrivono una cosa per un'altra.
prendendosi in più i soldi. E che c'è, Morino? Ora saliamo, volete fare le cose? In più si prendono i soldi, capito? Drogano, ammazzano, favoriscono la mafia e non fanno fare una cosa che è antimafia. Stato italiano, mafia, solo mafia. Altro che istituzioni, solo mafia e assassini. Questo siete. Roba da pazzi, mafia e assassini. Col terrorismo in culo. Perché avete favorito anche quello. State attenti che con me non si sgarra, eh. Non si sgarra più. Ora facciamo rossa rossa, ancora più grossa. Un tumore mi scaccia. Ma da scacciare la famiglia tua, la razza tua da scacciare. Se razza che fa una gara con che razza più babba. Minchia stato italiano, assassini. Assassini! In più imbroglioni pure. E carta falsai. Non ha. Ora voglio vedere Zani come torna. Ora ci vanno da presso e gli fanno qualcosa, vuoi vedere? Che è una babbiona che non capisce un cazzo. Già sappiamo come fare, vero noi? Guarda ora come me li inculo tutti. Ma poi dove cazzo è andato alle 7? Che avanti che arriva a Piazza Adda, là, al negozio ci sta una vita. Non ha manco dimensione del tempo, di un cazzo. Si è completamente, io me ne stavo accorgendo già da mesi. Ora ci vanno, gli vanno da presso, gli spruzzano qualche cosa, ci fanno qualche cosa, ne sono sicuro. Perché quando non sai distinguere il bene dal male, capito? I tossici, gli imbroglioni, questo, gli assassini, carta falsai, gente fortemente compromessa, che tanto non gliene fotte un cazzo, hanno un senso tutto loro della famiglia, dell'amore, della religione, delle false, gente finta, della giustizia, assassini. Che per giunta cercano di prendere soldi a fine mese regolamentando, presi per regolamentare gli assassini. Non vi fidate dello Stato italiano, è zero tagliato. Tutti, tutti completamente. Io se fossi un poliziotto, un carabiniere, non lo so che cosa farei, veramente. Prenderei il distintivo e le cose e le consegnerei. Cose da pazzi, vi dovete vergognare. Meno male che non ho fatto il concorso, ma volevano fare la cosa, la forestale. Ma manco se me la sogate faccio del male alla gente. Che già fa schifo per i cazzi loro. Carta falsai. Ci vuole una rivoluzione, proprio. Ma come si può stare bene nelle fogne? Fogne. Come si può stare bene nella fogna? Fogne di Stato italiano e tutti i loro componenti. Non siete uno Stato, ripeto perché si è staccato, non siete uno Stato italiano, non siete Stato. Prendete i soldi come le istituzioni e fate lo Stato italiano, ma realmente siete una fogna. Questo è lo Stato italiano, una fogna di assassini, vergogna, disse tutti i capi, Mattarella, ma l'ha visto che cazzo di gente? Che cazzo, se sono loro, disse su Prestanome. Siete delle fogne. Stato italiano assassini, ancora credo nei film che quello ha ucciso quello, quello ha ucciso quello. Se le gioca che c'è una misa, hanno imbuttito fino a quando non parlano. Mescano polveri con cose invece che sono cose sacre, personali, mescano una mafia. Ora mi ho fatto ca l'hashish, la marijuana, mezza cocaina, mezza pasticche, mezza per fare favore a quattro sbirri di merda, a quattro corrotti di merda. Oppure vivo di ictus e carte false dei tribunali e medici che violentano e ammazzano. Questo siete. Dei fanfaroni, dei ciarlatani, degli assassini, carta falsai. Col terrorismo, perché lo sapete che quello non fa terrorismo, ormai mi pare che è chiaro. Che poi ha telefonato alla signora Carmela, questa qua dove lavorava, e ha telefonato. Perché non se li fa dare da loro i soldi, non ho capito. Ancora mi vuole levare soldi a me.
E poi dice: come mangia? Dio, la Madonna, le luci, i colori. Allora, hai capito che razza di personaggio si sono fatti questa? Vogliela dare a loro i soldi. Vogliela chiedere a loro che te l'hanno rubato i soldi della tua vita. La pensi ti hanno pagato? Calcio, hanno dato questo. C'erano le cose. Ma lei non le capisce queste cose, fa finta di non capirle. Io le capisco perché anche la mia famiglia è così. Quattro ladri di merda, leccaculo di uno stato mafioso. E infatti i nipoti manco gliel'ha fatti vedere manco col binocolo. E sono stati con tutti i criminali di sto mondo. Pedofilo, rapinatore, sequestratore, quelli che mi hanno fatto del male a me là sopra. Disse che ci hanno ammazzato a nonno Peppe. Se gli ci hanno arato. E su dai, ma fighi, sono lì. Fidate dello Stato italiano e dei suoi componenti, nessuno, sono tutti concussi e tossici, magari richiesti. Pesa due per strada e gli faccio da mamma, a così a coppia di flash, bruciata. Oggi telefono a questa e gli ha raccontato Zani talmente tante di quelle minchiate a questa Carmela, Andrea, Andrea. Andrea, l'unica cosa vera è Andrea, come cosa lo stato, un nome, un cognome è chiesto, però poi si sono inventati tutta una cosa. Guarda, come si può spendere? Non ha, guarda il frigorifero. Guarda, non c'è un cazzo da mangiare, come i tossici mi ha ridotto. Sto cesso. Sto cesso a comprarmi a favore delle droghe per strada, le sigarette, le tumori. Aspetta, quello mi devo offrire la sigaretta, il coso da bere, chissà chi c'ha un amico. Lo sbirro là di merda assassino. Amici, ma massucare. Amici e bad, gli amici i bad sono. Chi deve pazzi con un culo? Allora, bisogna uscire a comprare qualcosa di mangiare. Non c'è un cazzo da mangiare, va a fare le compere. Va a comprarsi i vestiti, non ha un euro. Ma come sa chiude a cattare questi vestiti? Gli ha lasciato 20 euro a quella nel negozio. Gli ha lasciato una pallona gonfiata. A quest'ora anche lei è laureata di ingegneria, di ingegnere, di maestre. Gente che vive solo di imbrogli. Ora mi ho catto qualche cosa. Solo di imbrogli questi vivono. Solo di imbrogli. Pieni di merda e di imbrogli fino a sopra la testa sta gente. Solo un nome o cognome è giusto. Manco fosse. Neanche. Andiamoci a comprare qualcosa. Andiamo a comprare qualcosa. Che cazzo mangiamo? Sui figli non gliene fotte un cazzo se l'ammazzano. Mi interessa a me. Non gliene fotte un cazzo. Certo, l'hanno solo presa per il culo. Gli hanno solo rubato soldi, come i miei figli. Cresciuti come due fighi su cai minchia. Due fighi buttane. Cazzo gliene fotte di me. Cresciuto in un paese di sequestratore e rapinatore. E rapitore, dopo fanno bande. E cocainomane. Ai, mi fa male il fianco. Ai, col disco. Andiamo, piccolini. Poi si è fumato talmente tante sigarette, tutte se le ha fumate, queste che abbiamo mandato ai suoi figli. Tutto, si è fumato qualche 400 sigarette, qualche due stecche di sigarette, in continuazione. Buttatevi là a ballare, come a chi si scimò a Maria Michela, buttatevi là a ballare, ce l'avete qua, ciao, pasticche. Vedete qual è il suo scopo, se fare la prostituta, se aprirgli un bar, se fargli fare un po' la come si chiama quella? La escort. Sì, ma la escort si può fare che è legale, ma non che è bambine però. Cusci. No che è bambine però. Con i nipotini, con i cuginetti. Capito cuginette? Femminucce. Segnatevi magari chi sta, Polizia di Stato, a posto di scrivere minchiate su di me.
E vi ripeto, a me mi hanno fatto terrorismo e me l'ha sucata. Terrorismo, clan, squadre e magari la costruzione di questi sbirri in merda. Stato italiano è da buttare. Da buttare. Tutta mafia, dall'A alla Z. Che mi prende male. I valori. Avevano più valori la gente che frequentavo quando ero un ragazzo, non si capiva chi cazzo erano. Avevano più valori i tossici che mi hanno insegnato, mi hanno fatto capire che l'eroina non vale un cazzo, che c'è una grandissima differenza tra eroina, cocaina, droghe pesanti e canne. Chi me lo deve insegnare? Sono stati in merda. Genitori abbindolati, gente stupida. Chi me lo infatti sono vivo. Grazie a me stesso, non grazie a uno stato di imbroglioni. Non vale un cazzo. Io certo che mi prendo pene. È gente a cui ho voluto bene. Ma se siete devoti al male, se succhiate solo il male, se siete persone solamente devote al male, che non sapete distinguere il bene dal male, c'è una cosa dello Stato italiano che va bene. Uno, proprio sono alla rovina. Sono un pugno di falliti. Fanno diventare le persone devote al male. Che confondere il bene col male. Sereno ancora, su con la minchia. Sereno, tranquillo. Fai il bravo. Ma perché non penso ho voluto? Tu che hai fatto? Che hai fatto, Stato? Che hai fatto? Niente, hai cercato di infognare, di ammazzare. Che hai fatto? Di fare confusione. Vado a sucata a merda, vero? Tutto un sacco di gente, vi siete impucciati in tutti i magheggi, in tutte le cose così, vero? Verità non ne avete, siete da buttare. Tutti, tutti, non ce n'è uno che vale. Devoti al male, siete idolatrina. E fate diventare la gente devota al male. Non è che solo lo Stato italiano, però. Siete assai combinati così. Gliel'ha comprati la signora Carmela, guarda, ci avevano fatto un zainetto da rapinatrice che fa il rapina a banca, però se ne va anche in discoteca, promoter delle pasticche. Ci hanno fatto un zainetto che pare una specie di tutto colorato. Un cappellino che fa intendere l'utilizzo di sostanze che il bianco, che non è. Dice, ma che cosa dici? Ma visto come hanno visto tutto un fusò, tutta plastica, tutta gonfia di cavare un imbottito di stereotipi napoletano, e poi parla come è un incrocio tra chi sta qua, tutto e cose, un miscuglio di droghe, un miscuglio di documenti falsi, ecco lo Stato italiano e i loro componenti, militare, non militare, paramilitare, paratuculo, tutto da buttare sto Stato italiano. Andiamo a comprare qualcosa da mangiare, va di buono. Fino a quando ancora ho fame. Rotti in culo. Maledetti e rotti in culo. Ora posso andare io un'altra volta. Intanto può essere che sti ragazzi, sti due tossici, sti due scemetti di strada, sono due. Può essere sono anche due infiltrati che hanno polizia, carabinieri, perché io lo so, ci sono quelli che hanno il poliziotto, il carabinieri, se li stanno utilizzando a tipo radar nelle cose. Ora. Io dovrei andare, io la voglio bene a sta persona, ma purtroppo li ho voluto bene, sono devoti al male come a mio padre e mia madre. Non si può salvare una persona se non si fa salvare nella verità, se si vogliono fare salvare nei loro stessi imbrogli. Non hanno coscienza, non hanno verità, quindi che cosa fanno? Devono ancora sostenere la loro tesi, perché se fermano la loro, tipo questo il poliziotto, il magistrato che mi hanno portato queste cose, non possono tornare indietro. Devono continuare a imbrogliare, perché se questi tornano indietro, se questi tornano indietro, stanno a fare l'ergastolo. Cioè è chiaro che hanno sfregiato figli, famiglie, la stessa cosa che hanno fatto a me l'hanno fatta ai miei figli, ai miei nonni. Quindi non può, questi dovranno imbrogliare fino ad oltranza. Che pertanto passano anni. Capito? E poi ammazzano, si ammazzano e loro scrivono un'altra cosa. E allora che cosa dobbiamo fare? Io non la posso salvare questa persona. Non che non ce la faccio a salvarla. Non che non ce la faccio. Io ce la facevo anche a fare scappare questi 10 cessi che stavano qua. Questi 10 corrotti di merda che stavano dietro la porta mia. Che hanno falsificato, hanno fatto tutta una montatura. Per loro le mie cose, per farmi venire un tumore, favorendo le mafie. Io le riesco a salvare, vado lì, li faccio cagare tutti addosso, non è che non ce la faccio.
capito? Gli faccio fare la checchina addosso. Poi fate, vi chiameranno Ferrero Rocher. Ah, capito? Però non mi posso mettere perché c'è lo Stato là pronto. La povera nucca, Reci, che è Pumperi, che è cosa. Capito? Sta assassine. Ha capito? Sta assassine. Avete capito come sono gli assassini dello Stato? E tutte le loro funzioni che hanno? Ora dove sta andando? Questo sta andando a recuperare i soldi, ora quelli la prendono a botte, gli alzano le mani, gli danno una coltellata, i suoi figli gliene sbattono i coglioni. La polizia se ne sta sbattendo i cugliona perché tanto hanno la presunzione di venire qua grazie alla troia di mia mamma, capito? La si chiama così di cognome, però fa anche la puttana questa gente. Grazie allo scemo, al puttaniere di mio padre. Che si lica sta gente difesa, la difesa. Ma minchia mare, ma difenditi tu, casino imbruglione. Capo venne dalla montagna. Io mi difendere. Di una cosa che non ho fatto. Siete aria fritta. Così, capito, azziccono. Andreuccio, non si fa questo. E mentre tutte picchiano po' culo, si sballano, si fanno, che cosa era la mafia, imbrogliano, compreso lui, imbrogliano cose, pedofilia, puttanate. Però tuo figlio deve stare tutto che non deve avere niente. Ma tu sei imbecille scemo, mamma mazza, siete due sacchi di merda, regia, due sacchi di mafia. Ora esco e vado a fare la spesa. Non posso difendere una persona che gli voglio bene. Capito? Perché sennò mi ammazzano. Ma arrestano, mi fanno a me, faccio il loro gioco. La stessa cosa dei miei figli. Avete fatto soffrire, avete buttato i bambini nella merda utilizzando polizia, carabinieri e forze dell'ordine, oltre che la mafia. Corrotti, aria fritta, assassini, siete aria fritta. Vado là e che cosa faccio? Ah, così voi dimostrate che io ero là. Con la tossicodipendenza, con lo spinello, con la cosa, vado là e faccio che cosa? Faccio che cosa? Faccio il vostro gioco. Ah, e voi vi prendete i soldi a fine mese? Ah, corrotti e concussi. Pugno di assassini, andiamo a fare la spesa, va, non ci pensiamo più. Che la prendessero in culo tutti. Purtroppo la gente che è devota al male, a finire male per forza. Secondo voi non ce la faccio? Ce lo faccio io bullistato. Non posso, perché sennò loro vengono ad arrestare me. È tutta una cosa organizzata, capito? Sanno venuta a Zani, come sanno venuta a Maria Michele, ai miei figli e la gente. Avete così spacciatore di porcherie? Bustato. Un sereno. Per venire a Serena dopo a fare buchi nella finanza. I sereni siete. Pugno di scemi veri. Stato italiano è aria fritta. Così picchiare c'ha la testa e bullaricilla tutta. Ora finirà così che un'altra volta gli spezzano le gambe, gli fanno qualcosa, lei va là. Se si trovano così perché lei vuole andare là, li ammazzo, li uccido perché lei è tutta esaltata, a me mi voleva ammazzare, uccidere. Che ci hai fatto, se ci faceva così, cioè, l'ho dovuto fare, ci hai spostato un po' Peruzzo. Bum! È accaduto come una perasicca, come maiettata tutta in tesa, che mi hanno buttato. Mi hanno buttato a terra sti cessi. E dopo in tesa per dare una vita. Ste fogne. Vado là, li abbummo tutti, li abbummo. Sto pugno di assassini. Ma lo Stato italiano deve fare vincere gli assassini per poi scrivere un'altra cosa. Sono preoccupato, sono fortemente preoccupato, certo, non mi fido di sta gente completamente, ma non è che ora ho le prove che magari fiscono, magari stalattite e stalagmite, u caddo, ma ti ha fatto magari u caddo nda minchia, educato, ma andate a morire educati, seppellitevi da soli, allora che cosa devo fare? Comprare qualcosa, che cazzo mi mangio stasera? Che ora i soldi ce l'ho proprio contati. C'è il riso, la pasta. Faccio un cordon bleu.
No, la carne ha bruciato, ma un aiuto sta bruciato. Dove andate a negozi, cose a recuperare? Mi porto ora qua un pezzo di legno. Da casa mia non tocchi niente. O vi chiedete una lasciata, un pezzo di legno. Poi te lo levano e ti piglio una coppa. Ma quanto è proprio bruciata, come si è fatta a ridurre così. Allora, che cosa possiamo mangiare? Cordon bleu, due hamburger. Poi li devo prendere anche il mangiare a lei, ai cani. I cani già li ho presi. Già finito. Poi non credo che questa gli porta mangiare alla gente, ad altri cani. Perché qua ci manca mezzo sacchetto. Qua ci manca anche mezzo sacchetto. Capito? Mi porta le cose, mi leva le cose a me, sta facendo una magnifica. Tipico delle persone, come i miei genitori, come le persone che allo Stato, io fanno i magnifici, con l'auce, fottendo, cercando di fottere, fottendo una persona onesta. Ma pigliata l'angolo, aria fritta. Stato da buttare tutti, dal primo fino all'ultimo. Ma non è che ero ora, è una vita che è così. Questa è proprio l'apoteosi. L'apoteosi della fogna, il sotto e il sopra. Lo Stato riflette l'apoteosi delle fogne. Andiamo, no? Non ha neanche cellulare. Se l'è portato il caricacellulare. Cioè il caricacellulare li ha lasciati due, uno di qua, uno di là, uno di qua. È persa, persa completamente. Qua se l'è portato. Non lo so dove cazzo se ne si è portato anche il caricacellulare. Cose da pazzi, ma come l'avete fatta diventare sta persona così? È impressionante. Stabilità, stabilità. Ci hanno mandato tante di quelle minchie su internet. Io però ho raccolto minchie, però un sacco di gente. Una guarda, una vergogna assoluta. Oggi ancora gli leccava il culo a sta Carmela, poi gli hanno messo l'avvocato Angela, questa delle torture. C'è gente che l'ha drogata, l'ha torturata. Angela Bonanno l'ha torturata, ci sono anch'io presente, la chiamava a casa, poi ci facevano vedere suo marito, tutto, ore e ore qua a parlare a casa, manco potevamo mangiare. La bambina che gli diceva che faceva schifo, Zani fai schifo, ha detto mia madre. L'hanno torturata, mi hanno torturato anche a me, questi qua che abitano qua dietro, nel palazzo dove c'era il terreno mia nonna. Avvocato, avvocato suo, la mafia. Che avvocato è suo, che ci piglia la testa e ce la scoppio a pugni. Inutile che fanno martial art. Faccio un du martial art nella testa. Bella, du martial art nella testa, pugni. Le faccio bene, vi rio allucinazione. Stato italiano, maledetti, rotti in culo, assassini, aria fritta. Chi sono assassini? Aria fritta siete. Assassini. Chissà che ci faceva le torture. E questi che gli hanno chiuso il telefono, questi. Sta cammella, ecco. Ma tutti, tutti. Una cosa impressionante. Quella il comando io al lavoro. E lei, no, comando io. No, oh, state italiano. Ma non è questo Simone, questo qua, uno della polizia. Ma non c'è l'obbligo di fare contratti. Certo, non c'è l'obbligo di fare contratti, non c'è la prostituzione, non c'è l'obbligo di fare lavoro, non vedete le droghe mischiate nelle famiglie, nelle cose. Si può fare la pedofilia mentre si fanno, come si chiamano là, escort, puttana, prostituzione e pedofilia. Non facciamo i contratti al lavoro e si fa una specie di far west, una specie di far west. Ha capito poi che facciamo uno sparate? Perché tu non ce l'hai il contratto, ciuccia cazzi. Come fai a stabilire due persone come fanno? Ciuccia cazzi. Qual è il compito di due persone? Ciuccia cazzi. Da cotta della polizia dice che non c'è obbligo di contratto. Urisci tu, ciuccia cazzi dello Stato. Uno concusso. Non c'è l'obbligo di fare contratti. Ora fai schiavitù. Come fai? Infatti si stavano ammazzando. Tu ci vuole un obbligo, dice. Ci sono degli orari, una subordinazione. Hai mai sentito parlare di queste cose? Ciuccia cazzo, ti interessa solo pigliare i soldi a fine mese. E gradino che ha scritto polizia mentre sei in mafia. Sei aria fritta. Concusso del cazzo. Io l'ho detto a Zani, ci vuole il contratto di collaborazione.
ci vuole un contratto di in maniera che scrivete quali sono. No, no, qua hanno a fare aria fritta. Pigliare i soldi a Fenemi, se spatte su tutto d'accordo. Per giunta sta gente è tutta d'accordo. Italiani, stato da buttare. Da là alla Z, quale legalità? Carta falsaia, assassina. Dice che io non gli ho dato i soldi, che io non gli ho dato 10 euro, vergogna, non mi vuoi dare 10 euro, 20 euro. Ma qua dobbiamo pensare a mangiare, a comprare i croccantini per il cane, a comprare il collarino per il cane. Non lo vedi che ti hanno levato tutti i soldi? E non so manco se mia madre se me li fiscalizza, perché non ce l'ho fiscale, non è che me li dà a me. Me li danno tramite mia madre che dice che non sono i soldi dell'affitto, hai capito? Che sono i soldi della sua pensione, perché quelli dell'affitto ve li siete divisi tra pedofile di Carla e i nipoti di Germana e i nipoti ancora che verranno. Ci è stata mettendo a chi che verranno una massoneria e una pedofilia. Quelli sono i soldi di mio nonno, dei locali in affitto che vi siete lisciati e mi dovete dare 20 anni, 30 anni di quello che avete in affitto ancora. Gliel'ho detto a mia madre. Ega, non ci senti, che è corrotta. Perché insomma hanno fatto fare queste cose? Che c'è, amore? Andiamo, andiamo. Non è che io quando lei mi ha prestato qualche euro, qualche cosa, mi sono andato a comprare la droga, o mi sono andato a comprare i vestiti, o mi sono andato a comprare vestiti di lusso, che mi ha comprato un paio di scarpe, mi ha fatto un regalo, mi ha fatto una cosa. Ma non è aiuto a gettare i soldi così. Gioco d'azzardo, carte, cose, gioco lotteria, no, non è manco d'azzardo. Gioco qua di a buttare i soldi nelle schede, gratta e vinci, comprare vestiti, 130 euro di vestiti, 140 euro, non hai manco i soldi per mangiare, che te li sei fatti fottere. E poi mi li chiede a me, no, dove li deve chiedere? Favorisce, come lo Stato, favorite la mafia, gli imbrogli, gli assassini, il terrorismo contro una persona onesta. C'è gente bruciata, aria fritta siete. Tutti persi, dall'A alla Z, qua bisogna essere assassini, imbroglioni, pedofili e disonesti. E fare finta di essere persone per bene, anzi persone per pene. Ma ad assogare dopo che avevi picchiato il culo. C'è motivo che sto calmo, non c'è assolutamente motivo che sto calmo. Non si può stare calmo nelle fogne, solo voi ci potete stare bene. Nelle fogne e nell'apoteosi delle fogne. Sono preoccupato per questa persona, come sono stato preoccupato per i miei figli, per i miei genitori e per certe persone, magari per amici mi hai preoccupato. Ma che cazzo devo far fare se siete devoti al male? Se lo Stato proprio li forma come degli assassini imbroglioni. Carta falsai. Andiamo, andiamo piccoline. Forza. A dire i miei amici mi mandano i soldi su internet. Ma cosa sono questi tuoi amici? Ma chi? Chi? Che cosa si sta illudendo sta persona? Chi? Inter, Facebook, quattro, ci hanno fatto bere quattro minghe, gli fanno la foto finta, i documenti finti. Se non ci sono io che ho pagato l'assicurazione della macchina, che me li sono fatti dare dall'affitto mio, dei locali che abbiamo in affitto, inutile mia madre dice pensione, ci sono dei locali in affitto che sono di mio nonno e se li prendono tutti i soldi, tranne che me. Quindi ora me li state dando, me li dovete dare fiscalizzati, me li dovete dare fiscalizzati i soldi, poi io pago le tasse. Che mia moglie l'assassina con pollo orecchia non mi levano proprio niente. Se non vado a comprare io la spesa, chi gli dà da mangiare? Come allora quando facevo il lavoro di congelato, chi ti dava da mangiare? Tua mamma e tuo papà, i carabinieri San Martino. Quindi sfasciate le cose per mettere le mani voi, eh? I padroni della mia vita, come mi ha detto la pollo orecchia, Paolo Orecchia, dopo zio. Il padrone della tua vita sono, ma vado a fare buchino. Che ti faccio cagare, ti faccio cagare tutto il pilo, apparatendo il culo. Poi c'è gente su internet che gli dice dove deve andare, FBI, ora mi ha chiamato. Che dell'FBI, dove deve andare, io sono avvocato, lo ti seguo la notte, che è tutta gente finta. Veloce, 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 ma che hai comprato? Dai, che devo andare a fare la spesa. Ah, basta! Cari, mi rompi la cosa! Ma che hai comprato?
comprato? Vestiti. Che cosa vuoi? Vestiti, devo andare a comprare a fare la spesa io. Le salvo, e come l'hai presa sti cose? Ah, vinto. Non lo so, brogli se. Non mi chiede, bravo. Dove l'hai presi i soldi? Vabbè, tu la vinci, non è. Ancora ti porti roba da casa? Ancora ti porti roba con le mie impronte digitali? Mi ammazzano. Ma con le impronte digitali mie? Oh, poverino. Ah, poverino, ma lui si scema, poverina tu. E tutto si imbrugliona, te ancora si porta cose con le impronte digitali mie. Quanto costava? Quanto costava? Mangiati questa stasera. 100? 60 euro. Pazzesca. Pazzesca sta tosse qua. Ah boh, non me ne hai fatto un cazzo, che ti non porti. Non prendere ancia, che ti porti cose da casa, eh? Non so. Ma va a fare in culo. Allora si porta le cose da casa. Legno con le impronte digitali mie. Sto cesso. Poi ricevo tutta roba economica. Spinacina. Eh? Queste spinacine. Vaffanculo. Cazzo dobbiamo vedere. Al supermercato là in coppa non ci vado più. Così si insegnano a fare fischiette, pirete. Ancora mia madre sta scrivendo puttanate, mi sta scrivendo difendersi, stai attento, come con i figli. Infatti ho visto cosa hanno fatto con i miei figli, i suoi nipoti, mi ha sbattuto i coglioni. Stai attento, stai attenti, faccio ciarlatani, a posto di attaccare, di dire la verità, terrorismo, mafia, si vanno a sono dei concussi con le mafie, non c'è subordinazione, non c'è questo, garantisce uno sbici in merda, dopo. Quattro ciarlatani in merda. Concussi. E niente, questa è la realtà. Quindi gli ho detto a mia madre di fiscalizzare, a posto di tenermi, cercare di tenermi sotto con i soldi per la spesa e per mangiare, che me li deve dare lei, perché li prende dal negozio, e raccontare che li prende dalla sua pensione. Stai scema? Stai scema. Io ho denunciato anche lei e tutta sta gente di merda qua, che fanno finta di niente. In maniera che così decidono la difesa, non c'è nessuna difesa, c'è l'attacco, perché voi siete terrorismo, mafia e avete falsa testimonianza. E avete scritto cose false, ma da tempo, da prima ancora dei miei figli, con i miei figli in mezzo, quando sono nati i miei figli. E queste cose non le avete ragionate, non le avete dibattute. Perché? Perché siete degli assassini corrotti e concussi. Quindi mia madre, la prima cosa che si deve fare è si deve levare dal cazzo. Capito? Mi deve dare le cose mie, senza dividersela con i pedofili e con i figli dei figli, anche i nipoti. E chi si Sant'Angelo se stanno pigliando i soldi. Fare conto se pigliano, se riprendono i soldi anche i figli dei figli dei figli. Perché se ne sono sbattuti con loro. Intanto si leva dal cazzo e mi dà i miei soldi, dei miei locali e delle mie cose. Così mi posso difendere da solo e non ho padroni della mia vita. Se no, stavolta venite per un altro motivo. Male per finita, stato italiano. Venite per sucarmela, capito? Sti corrotti, Sauna ha fatto io sono Giorgia Mauscere, Sauna ha fatto handicappato. Sto cugni corrotti in merda. Sauna ha fatto l'handicappato contorto, capito? Ma un assommato come Azzani, meno male che mia madre fa finta di niente, quindi è concusso, come mio padre, su Dumisciute, che stanno a favoreggiando. Hai visto mia nonna come la tratta, sta scema, vera? Visto su sceme vere? Gente drogata e abbindolata, ancora vuole fare il padrone della mia vita, difendersi forte, ma vai a fare pochini forte, madre di merda, si è visto come ti sei difesa con i nipoti, che mi ha fatto trasere chi sta a casa. Per spaccio, senza fare leggere le cose a me. Pezzo di scema, fatto apposta, visto su cose fatte apposta.
se andano a chiro o carcere, tutti questi padroni, ladri e ladruncoli vari, gente che l'unica cosa che ha fatto come lavoro è imbrogliare, rubare soldi per anni. Lavori finti come loro. Ah, ma vi è piaciuto che stavo a casa? Scusate, morti, non è per me. Quattro ladri di merda. Guarda, mi aiuterà mio nonno dall'altra parte del mondo. Purtroppo, oltre a mio zio e tutta la famiglia, io non ho manco le chiavi della posta. Sono costretto a denunciare anche mia madre e mio padre, il resto della famiglia, ma soprattutto mia madre e mio padre, per favoreggiamento al terrorismo, alla mafia, a tutte queste cose che mi hanno fatto. Perché sono falsi, capito? Gente falsa e imbroglioni. Mi vogliono rovinare le carte, capito? In maniera che non mi danno più i soldi. Come hanno fatto con i miei figli. Sono sfregiatori. Io denuncio anche mia madre, eh? Ho ogni denuncia. Tanto li denuncio qui. Ora facciamo a botte, sbirri. Ora succede un'ascia. Vediamo a chi è che gli alzate mani. Vediamo chi è che minaccia mia madre. Vediamo a chi è che elargisce i soldi di mio nonno, se stanno spattendo tutti i pedofili, pugno di ladri, fino a settima generazione, per tenermi a me e fare quello che vogliono, capito? Con la scusa che ha comprato la macchina, me ne compravo 10, anche per i miei figli. Poi aspetta, quando siamo andati a coprire la macchina, mi prendeva per il culo. Scoreggiava, sta scema. Ma come si possono rovinare così le persone? Imbroglione. I soldi. Imbrogliano per questo. Fai solo bordello, ce la volete finire? Allora, sta zitto. Annigheretto. E la Fiorellini? Amore, quanto sei silenziosa tu. 10 euro di cibo. Capito? Vogliono fare tutta una cosa, avvocati assieme, cosa assieme, così possono dirigere loro l'orchestra e fare la stessa cosa che hanno fatto con i miei figli, cioè un cazzo. E in culo a farmi se schiavo caccia mia. Chi sti i comandanti, chi sti che vogliono comandare? Allora, prima di tutto se la prende in culo mia madre. Non ho chiavi della posta, no, un cazzo. Ha comandato quei muratori, entrate, stai zitto tu. Capito? Stai zitto, chi te facevano video che volevano? Sauce a Dittarsano, questi quattro truffatori. Infatti hai visto che hanno fatto, ma sti sbirri in merda. Niente, io prima di tutto mi inculo a questa disgrazia umana col consenso di mio nonno. Questo è un ambrugliuno numero uno. Fa una gara con mia faccia, quel più cosciotto e con gusto. Più leccano culi, più si sentono. Si è visto i risultati con i nipoti. Stai calmo, tranquillo, certo. Sono abituato ad essere un pugno di fogne. Poi non stanno né calmi né tranquilli. Sono delle fogne. Canne esce la verità, il terrorismo, le torture. Privare le persone della libertà di poter avere soldi. Quindi il lavoro non andava bene, non mi dovevo prendere i soldi perché erano di Rocchi. Mio nonno non mi dovevo prendere i soldi perché mio padre non è morto. Quelle le soldi perché loro, chi si hanno rubato tutte cose, cominciare per colpa di mia madre, una prima ladra, dammi le cose mie e vado in affanculo. Come ve le siete divise tra la pedofila di Carla e sta puppetta di Gemmana e tutte chi si in Napoli, si falluti di Napoli, chi si casa mangiavano magari a 15 mani da quando erano piccoli, che mi hanno spezzato il braccio. Ah, prendetele in culo, padroni della mia vita, pigliatela in culo. Stare sotto padroni che stanno facendo che sono pugni di pedofili, riterroristi, mafiosi, di omicidi, ancora devo stare sotto una madre del genere imbrogliona che mi leva le cose a me, poi i suoi risultati sono incularsi il figlio e farci pirete e fare pirete. Ma piglia lei in culo, col benestare di mio nonno. Così ti insegna a chi da scegliere che è pedofile. Di Carla, con l'assassino e che è terrorista.
tanto tu hai la pensione là e non hai bisogno di nient'altro. Minchia, gente che mi deve comandare, la prima se la deve prendere in culo è lei, così impara. Difesa. Si è vista la difesa con i nipoti. Ma non ha visto il chiore. Ma lei gli sta bene così, certo si finta, persona finta, lavori finti. Non vi fidate dello Stato italiano, non vale un cazzo. Riduce la gente così. Compromette le persone con i peggiori crimini. Una persona onesta come me mi hanno fatto queste cose, capito? Hanno cercato di dimostrare che cosa gli sembrava. Che cosa aveva, perché io parlavo in giro, oh, vi dovete fare la pianta a casa, non aveva piante. Teste e scecchi. Pezza di cose imbrogliona, ladra, e manipolata e manipolatrice. Cagati in culo, madre falsa. E pazza ancora peggio. Però quello lo sapevo che è imbroglione. Uno che solo ha visto sempre questa, pensavo che era un barlume, che pensavo che era solo stonata, invece è proprio un imbruglione. Ormai ha fatto il callo questa gente con gli imbrogli, con i pedofili, se ne aiuta a strofinare, pedofili in famiglia, lacce, manicomio, sette. Una difesa grande, me la faccio fare da chi mi ha torturato. Devi dare i soldi miei e mi difendo da solo. Attenzione, Tofì. Tutti belli fiscalizzati, uno dietro l'altro. Però magari la finanza sa di chi non vuole. Questa madre continuamente a bestemmiarmi ogni volta. Mi hanno dato l'anello, porco Dio. Porco... Ogni volta, ogni secondo, ogni giorno, per anni. Poi dici che non è satanista, non sono satanista. Ma forse per questo. La San Benedetto del Tronto anche continuamente bestemmiamo. Ma che cazzo, ma io no che io devo stare sotto sta gente qua, sotto sti quattro imbroglioni che mi gestiscono cassetta delle lettere, casa... Lascia la ragazza, quella levatela, ma pensa a dove ti devi mettere il culo tu, madre di merda, finta, quindi non sei mia madre. Si marcia sta gente dopo, disse un brughiuno, si è visto i grandi risultati che ha fatto con i suoi nipoti, ma mi aveva fatto attaccare a me, sta imbrogliona. Io mi voglio dissociare totalmente a questa gente. Completamente, non voglio che questi siano padroni della mia vita, di niente. Voglio i miei soldi e quello che è mio, come se li sono divisi loro. E poi me lo prendo io l'avvocato e me le gestisco io le cose. Stop. Fate perdere tempo e denaro da anni con i vostri imbrogli. Per giunta mi minacciano, capito? Tutti i messaggi ci sono qua su due. Stai attento, vedi che ti finisce male questa mia madre, capito? E mia piretia. E mio padre, la stessa cosa, imbroglioni falsi. Avete nelle mani di chi gente mi hanno messo? Così azzicano e facevano i figli, i cosi. Così loro si spartiscono le torte. Tra pedofili, sfatte minacciano. Queste sono vere minacce. E finisce malissimo. Vediamo se io ho dei diritti internazionali con sta gente. Sono, o devo essere sotto questi padroni, questi torturatori di persone. Carta falsai, rappresentate il falso, siete falsi, finti, persone finte, vendute. Per i soldi si fanno queste cose, per i soldi l'avete fatto. Io lo sto facendo per la libertà, per liberarmi da voi assassini e carta falsai, fanfaroni. Ma come cazzo vi siete potuti compromettere così con questa gente, con tutte queste cose gravissime? I padroni della mia vita, ma prendetele in culo, sereni, statevi sereni voi come a chissà, la donna che amava, siete venduti, siete dei maneggiatori di persone, non ho più parole per descrivere sta gentaglia di merda, falsa e finta.